Bella a tutti i folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come state vedendo da queste immagini, sono qui a portarvi un nuovo gameplay dedicato a Black Ops 3, ovviamente per PC. E in particolar modo oggi vi andrò a portare un tutti contro tutti, oppure dove dipende da come va questa partita e da quanto dura. Ovviamente mentre si sta caricando vi invito a lasciare un pollice in su se volete sostenere me e questa serie, e un commento se avete qualsiasi suggerimento da darmi o qualsiasi cosa da chiedermi, qualche sfida da fare, che ne so. Comunque, direi adesso che possiamo iniziare. Con che arma iniziamo, ragazzi? Con un CUDA? Va bene. Comunque, dovrei mutare tutti questi. Quindi, vabbè, se parla qualcuno lo muto, se no non c'è bisogno. Oppure facciamo così, una mossa abbastanza veloce, disattiviamogli la voce, così non siamo disturbati da nessuno. Comunque, siamo subito questa partita. Dov'è? No, mi hanno fregato la prima kill. Va bene. E si è sciolto quello proprio davanti ai miei occhi, però. Ok. Questo qua mi è entrato abbastanza in prefire, mi ha fatto HS, però nessun problema. Comunque vi volevo dire, mentre ci muoio malissimo, pure ammazzo questo. Ok, non l'ho ammazzato. Vi volevo dire che Team praticamente ha messo, per tutti coloro che magari non volevo spendere 60 euro su Black Ops 3, un pacchetto da 15 euro che ti permette di giocare soltanto a multiplayer. Quindi se qualcuno di voi lo volesse comprare, qui sotto in descrizione troverete il link per acquistarlo. Penso che 15 euro sia un prezzo abbastanza ragionevole per comprare questo Black Ops. E decisamente 15 euro li vale tutti. Comunque c'era questo che stava camperando sulla rampa di scale. Ismadonna. Comunque, se non ci avete fatto caso, ho switchato col Weevil. E vediamo se riesce a macinare le kill. Anche perché ci sono stati anche degli aggiornamenti che hanno nerfato un bel po' di armi. E il CUDA non è più come prima, per questo l'ho switchato quasi immediatamente. Qui c'è quello là che non ammazzo mai. Perfetto. Ok, l'hanno ammazzata. Posto mio. Ammazzata. E poi ovviamente mi spunta la gente alle spalle. Quando ammazzi uno, di norma c'è sempre uno dietro che ti aspetta. Dice fatti quella kill e poi ti ammazzo io. Qui c'è qualcuno nel balcone. Morto. Abbiamo lo specialista carico, ovvero quello che ha l'arco. Solo che al momento non lo voglio utilizzare. C'è qualcuno. No, no, no. Va bene. Mi ha buttato giù. E niente, adesso direi che possiamo usare l'arco. Che ovviamente tutti contro tutti. Perché fa schifo come abilità, però. Che cosa vogliamo pretendere? Ho shottato. Io praticamente giro così con l'arco. Ovvero cerco di frecciare qualcuno. Ok, ho finito le frecce. E niente. Dentro c'è gente, flashiamolo. L'ho flashato, entriamo. No, ma... Lei, dove va? Dove va? Ok, l'ho presa. Da Ghost, quindi è un italiano, ok. Allora, adesso andiamo a intercettare i nemici da questo lato. Ok, questo era il livello 4, si vedeva. Stiamo facendo 10 kill, 2 morti. C'è un... No, troppa gente. Troppa gente. Ok. Devo mettergli qualcosa per compensare la mira a quest'arma. Non so se c'è. Comunque flash tattica. Ho qualcuno alle mie spalle, però non c'era. Questo qua è appena salito. Ok, l'abbiamo ammazzato. Quella è entrata nel balcone. Qualche colpo nella schiena non gli fa mai male, però non sono riuscito a batterlo. E poi c'era il signor Tibos che... Anzi no, Jack Jock, che mi ha ammazzato. Adesso c'è questa, che sa sempre dove guardare. Assurdo. Flash. No, mi sono autoflashato, speravo arrivasse più indietro. E fate finta di non aver visto nulla, chiudete gli occhi. E niente, qualcuno dietro. Oddio, questo qua non si va a sparare, peggio di me. Un'altra alle spalle. Ho avuto problemi a sparare anche lei. Ok, l'abbiamo massacrata. In effetti sì, è vero. Questo qua, invece è un altro livello 4 e se la sa giocare. Allora, con calma, sali su. No, no, no. Dove... Perché c'è una granata qui? Perché non esplode? Perché ci sta 70 minuti a esplodere una granata? Non è normale, ho visto che c'è anche uno dentro la casetta. Che infatti è uscito. 16-24, quello gli mancano 6 kill per vincere la partita. 6 kill che si fanno anche piuttosto velocemente. E non so se riuscirò mai a comebackarlo. C'è un altro qui. Beh. Ok. Devo cercare di non fargli fare kill, perché tipo sì, ho fatto un bel po' di morti contro di lui. Qualcuno dietro, infatti. Non era T-Boss, era solitario. Entriamo da qui. Ho sentito qualcuno col jetpack da sto lato. Invece no. Fumogeno. Perché un fumogeno qua fuori? Che mi rappresenta il fumogeno. Forse è questo, infatti, è lui, T-Boss. Tutto perché ci sono sti fumogeni? Non mi dire c'è qualcuno col mirino termico lì in mezzo. Abbiamo fatto ovviamente, dov'è che perdo la partita? Lì nel vuoto. Mi sembra la cosa più giusta.
Grazie T-Boss, grazie per averci rovinato una partita. Comunque direi di farne un'altra. Vediamo sempre nella stessa lobby per vendicarci. Questo sono io, no non sono io Zombie Man. Va bene, quindi adesso aspetto che si carica una nuova lobby e speriamo di combinare qualcosa. Ok guys, seconda partita, che direi di iniziare abbastanza sciallamente usando un KN. Poi magari switch con qualche mitraglietta. Quindi prendiamo il KN44, iniziamo a mutare la gente nuova che si è aggiunta in questa lobby, perché prima è quittato un bel po' di gente. E ho visto che sono arrivati anche nuovi livelli passi, quindi vediamo se riesco ad arrivare prima. E soprattutto c'è ancora T-Boss, ovvero quello che prima ha fatto il culo a tutti ed era immortale. Dove è andato? È là davanti, ok. E vediamo se riusciamo a ammazzare già qualcuno. Primo buttato giù, l'altro c'è morto là sopra. Qua c'è il T-Boss che abbiamo ammazzato, ok. Non abbiamo più il web, il T-Boss. Adesso 18 col K. E sinceramente a me piace usare principalmente il K in queste, in queste mappe aperte. Quella come quella di prima mi fa un po' schifo da usare. No, qua gli ho messo un casino di colpi. Ok, direi di giocarcelo un attimo qui. Adesso questo qua mi vola contro. Ok, ammazzato. Perfetto, già wav all'inizio. C'è uno là sotto e uno là al balcone. Come gli sto sparando malissimo a quello. Oh, è pieno di gente. Qui c'è anche un nuovo KN silenziato, mi sembra. Penso, forse. Comunque direi di attivare lo wav. Forse già ho perso parecchio tempo per attivarlo. C'è uno qui. T-Boss. No, no. Gli ho sparato alle ginocchia. Contemporaneamente. Che se non spuntano contemporaneamente non va assolutamente bene. Comunque hanno attivato anche un wav. Quello, nel frattempo potremmo anche ammazzarlo. Perfetto. E abbiamo l'arco. L'arco di Arrow. L'arco di Arrow che mi ha fatto fare una brutta morte. Vabbè, mi avrebbero ammazzato in qualsiasi casa alle spalle. E questo? Questo qua? Ok. Signor Mickey. No, dai. Allora, questo qua mi sta aspettando. È sempre lui, sempre lui. Ma perché? Tobias, che cosa ti ho fatto? Che poi non si chiama Tobias in realtà. Però, buh, è immortale. È immortale. Va bene. Senza parole. Qua non c'è nessuno. Appena metti i piedi a terra adesso spunteranno 70.000 nemici contemporaneamente. No, qua c'è quello. Perché gli sparo col KN? Non siamo su CS. Non posso spararti in questo modo. Però sono riuscito ad ammazzarlo. E niente, c'è Freaky, Richard e T-Boss, il mondo, che stanno facendo i culi a tutti. Certo, se poi gli sparo così malissimo, non so dove posso andare. Ok, doppia uccisione. Ma ne servirebbero molte di più come doppie uccisioni. C'è qualcuno vivo che... sono qua. No, dai. Oh, ma non è possibile. Perché ogni volta che vedo quello gli sparo malissimo? Poi ci sono gli altri che... che cavolo mi hanno tirato? Una bazookata? Però sono stato ammazzato da Richard. Dai. Ma noi ce la stiamo giocando benino all'inizio. Perché poi ci dobbiamo rovinare così? Soprattutto perché... ecco, per questo motivo. Perché scarico caricatori contro la gente senza ammazzarla. Quanto mi fa smadonare troppo con... una mira strana. Non c'è nessuno qui. Ecco, vai vai. Vai vai vai. Perfetto. Un altro arrow c'è. Volevo sfidarlo però ho detto meglio non esagerare. Ok, io l'ho sparato addosso la freccia. C'è morto però siamo ammazzati a vicenda. Hanno piazzato una torretta robot da qualche strana parte. Va assolutamente bene come cose. No, 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 no. No, no, no. Sarà cambiato qui. No, non c'era. Dove è andato? Ah, uno a balcone. A destra, a sinistra, avanti, indietro. Perfetto. Non so come giocarmelo in questo punto, ragazzi. Siamo circondati. No, no. Ok. No, vabbè. Torretta robot. Quello là la sta spostando praticamente tutta la mappa, la torretta. In base agli spawn. Minchia, abbattuto. 19, 25. Vediamo se riusciamo a comebackare. Com'è possibile? Spero che non ci sia ancora la torretta lì. Ha vinto! Ha vinto Freaky. Non era di Tobis la torretta. Sono arrivati ai quarti. Quarti, vi rendete conto? Vabbè, bella l'ultima kill. Sì, davvero molto bella. Per fortuna che non l'ha fatta a me sta torretta. Comunque niente ragazzi, questo episodio, questo gameplay di BU3 direi che può finire qui. Vi invito come sempre a lasciare tanti like e commentozzi. E ci becchiamo domani, anzi no, alle 17 con un nuovo video e poi domani con altri due. Ciao ciao.